Eravamo rimasti. Pagina 38. Guardate che foto. Cada Mosto è situata presso il ponte di Rialto, il più antico centro commerciale della città, intorno al quale sorsero quasi tutti i primi edifici in stile veneto-bizantino, benché in parte rimaneggiata di questo stile. Cada Mosto resta un esempio piuttosto fedele, soprattutto per la presenza di elementi quali la curia in basso a destra, cioè l'accesso porticato con archi orlati da preziose ghiere marmoree, il lungo loggiotto sovrastante, l'originaria simmetria tra le due serie di arcate è stata cancellata dalla chiusura di due luci della curia. E le numerose patere, lastre in marmo, visibili in alto a destra, scolpite con motivi zoomorfi o vegetali, di significato simbolico e probabilmente derivati dagli ex voto posti sui muri delle chiese bizantine, copiati da marmorari locali o direttamente importati da Costantinopoli. Un altro elemento peculiare dello stile veneto-bizantino, le torri laterali o torreselle, è qui scomparso a causa dell'aggiunta di due nuovi piani sopra il piano nobile con il quale in origine terminava l'edificio duecentesco. Poi, guardate che foto stupenda. Palazzo Dolfi nel Manin, il primo da sinistra, fu eretto intorno al 1550 da Jacopo Sansovino, che impostò la pianta intorno a un cortile centrale secondo una tipologia affatto insolita per l'architettura veneziana ripresa da modelli romani. Alla fine del Settecento il cortile fu modificato dal Selva, scusate, per volere di Ludovico Manin, ultimo doge di Venezia. Dell'originario disegno del Sansovino resta solo la facciata col portico al piano terreno e le balaustre ai piani nobili. Recentemente restaurato, il palazzo è oggi sede della Banca d'Italia. Palazzo Loredana al centro è una costruzione in stile veneto-bizantino del XIII secolo. Le balconate, come i piani superiori, sono un'aggiunta cinquecentesca, unitamente al vicino Palazzo Farsetti e sede della municipalità. A destra Palazzo Grimani, capolavoro di Michele San Micheli, iniziato nel 1556 e concluso da Gian Giacomo dei Grigi. Qui si deve il secondo piano nobile. La facciata con le vittorie scolpite dal Vittoria. Con le vittorie scolpite dal Vittoria. Questa gente ha sempre vissuto al rallentatore. È tra i primi e più rigorosi accostamenti dell'arte veneziana al gusto manierista. Ospita la corte d'appello. Poi, Palazzo Papadopoli. Già attribuito al Palladio, al Vittoria, al Sansovino, ma in realtà opera di Gian Giacomo dei Grigi, che lo terminò verso il 1560. Pur attenendosi alla tradizione lagunare, l'architetto vi introdusse alcuni elementi di gusto rinascimentale,
come le finestre ovali dei camerini riprese dal Sansovino, e quella particolare interpretazione della serliana che il San Michele aveva adottato nel coevo Palazzo Grimani. Alle aperture laterali della trifora vengono sovrapposte piccole finestre rettangolari in basso nel particolare. Vediamo di fare un'unica svisata, ma sono un bel po' di pagine. No, no, non ce la facciamo. Palazzo Bernardo, costruito intorno al 1442, l'edificio riprende molti motivi decorativi dell'Accadoro, quali tondi quadrilobati della seconda loggia, o le cornici delle finestre laterali, entrambi in basso nei particolari, ma a sua volta si configura come modello nuovo per dimensioni e proporzioni, imitato in numerosi palazzi. Due sono le caratteristiche salienti dell'edificio: la maggiore importanza attribuita al secondo piano nobile rispetto al primo e la doppia entrata dal canale che conduce a due diversi cortili, ciascuno con la propria scala che consentiva a due famiglie di risiedere nello stesso palazzo. In alto a destra si vede un cortile con la scala d'accesso al primo piano. Essa termina con un elemento caratteristico, scusate, dell'architettura gotica veneziana, il liaison, una sorta di piccolo portico che in alcuni palazzi posteriori viene ripreso in facciata, in posizione accettante, in facciata, cioè una torta in faccia. Di questo palazzo furono committenti Bernardo, ricca famiglia di mercanti, e qui venne ospitato alla metà del 400 Francesco Sforza, duca di Milano con la moglie Bianca Visconti. Vedete le foto. Palazzo Corner Spinelli, opera del Codussi, fu costruito tra il 1490 e il 1510 per la famiglia Lando. Scusate, mi fa male una spalla. Accidenti, la legge di Murphy non mi dà mai tregua. Tanto vedete queste splendide foto. Con questo edificio Codussi introduce nell'architettura veneziana l'uso del bugnato al pian terreno e le eleganti bifore sormontate da un occhio era chiuso entro un più ampio arco che mediano l'esempio fiorentino di Palazzo Rucellai con il gusto decorativo della tradizione gotica lagunare. Nel 1542 il palazzo, acquistato da Giovanni Corner, fu affidato al San Michele perché provvedesse a ristrutturarlo. Di quest'epoca è il rifacimento dell'androne sopra, che egli trasformò in un'altra alla romana con severe decorazioni classiche. Grazie al San Michele anche il vasario lavorò per i Corner, dipingendo un soffitto del palazzo con nuove tele a olio non ricomposte entro in corniciature lignee, secondo una tradizione assai diffusa a Venezia nel Cinquecento. Il soffitto fu poi smembrato in epoca imprecisata,
I discendenti di Zuanne vendettero il palazzo alla famiglia Spinelli. Mercanti di stoffa arricchitisi nel 600 e divenuti patrizi nel 700. Guardate che splendide foto. Palazzo Grimani è uno dei più ricchi ed eleganti edifici lombardeschi di Venezia. Costruito alla metà del 500 sotto, i proprietari Grimani possedevano altri palazzi, come era costume per le grandi famiglie veneziane, che investivano parecchio denaro in immobili e non solo in sontuose residenze, ma anche in case più modeste da affittare a popolani e borghesi. Solo per i poverissimi vi erano abitazioni gratuite messe loro a disposizione dalla Procurata di San Marco, da confraternite religiose o da laici privati. Palazzo Pisani Moretta, costruito intorno al 1470, fu poi restaurato nel 700 allorché vennero ristrutturati gli interni e all'esterno venne aggiunta una lunga terrazza con balaustra sopra il secondo piano nobile che incombe sulla bellissima decorazione scultorea gotica dell'loggiato, nascondendola in parte alla vista. Tanto facciamo una bella splash image, una bella panoramica. Guardate che meravigliose foto. Più avanti ce n'è una stupenda su un cupolone, su una chiesa tipo San Pietro. Avremo modo di occuparci. Palazzo è sempre appartenuto ai Pisani. Il nome Moretta è dovuto forse a una corruzione di Almorò, primo membro della famiglia stabilitosi nella parrocchia di San Tommà dove sorge il palazzo. Casa dei Mocenigo. La famiglia Mocenigo era tra le più grandi e importanti di Venezia. Essa diede alla città ben sette doge, seconda solo alla famiglia Contarini che ne poteva vantare otto. I diversi rami della famiglia Mocenigo occupavano vari palazzi sul Canal Grande che pur attigui furono costruiti in epoche diverse. I Mocenigo ospitarono nel 1574, scusate, c'è sempre un casino sotto sta finestra di merda. Dicevamo, i Mocenigo ospitarono nel 1574 Emanuele Filiberto di Savoia, nel 1592 Giordano Bruno, niente po' di meno. E nel 1818 Byron, nell'illustrazione il Palazzo Nero del 500 e i due settecenteschi palazzi Cemali. Beh, ricordiamo che Giordano Bruno era quello che era stato messo al rogo. Palazzo Balbi, situato in volta di canale a destra, l'insigne edificio attribuito a un disegno di Alessandro Vittorio, fu costruito tra il 1582 e il 90 per Niccolò Balbi, allorché questi, nominato consigliere della signoria, decise di abbandonare la casa dove viveva in affitto, non più consona alla nuova dignità sociale. Il palazzo segna il passaggio dal classicismo al barocco veneziano. Se infatti la pianta è tradizionale, gli elementi decorativi già denunciano una nuova sensibilità figurativa. Sopra le finestre laterali, sui portali, nel particolare, compaiono i timpani mistilinei che saranno largamente ripresi nel 6 e nel 700. Le piccole aperture del pianterreno, incorniciate con motivi sinuosi, preludo alla soluzione dell'onghena.
Infine, tipicamente manieriste, sono le colonne binate. Palazzo Balbi ha ispirato molti pittori, sia per la sua straordinaria posizione, sia perché fu sfondo delle celebri regate che in quel punto avevano termine. Lì venivano erati festosi apparati, effimeri, le macchine, detto proprio così, le macchine. Spesso ideato da grandi artisti per accogliere i vincitori. Direi che per il momento ci possiamo fermare qui. Vediamo ancora queste splendide foto. Siamo a pagina 54. Ancora un po', penso che con due video ce la caviamo. Con ancora due video ce la caviamo. Alla prossima.